Ha incontrato imprenditori disposti a investire a Napoli? Sì, sì. Devo dire la verità, sì, è stata una grande sorpresa e ho trovato tantissime eccellenze napoletane a New York, in tutti i campi, un legame fortissimo tra queste due città che si consoliderà ancora di più attraverso l'ottimo rapporto anche di amicizia, non solo di affinità politiche, tra me e il sindaco De Blasio. La migrazione è una questione del mondo, visto il viaggio che abbiamo fatto a New York, innanzitutto è una questione dell'Europa. E l'Europa ha avuto gravi inadempienze, ha commesso errori in questi anni lasciando sola l'Italia. E non è un tema solo del sud, cioè non è un tema della grande cura e della grande solidarietà degli abitanti della Sicilia, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Lucania. È un tema italiano, ecco perché è inaccettabile il comportamento lacunoso e inerte dell'Italia, che è stata tra l'altro dell'Europa, cui c'è stata anche la presidenza dell'Italia nell'ultimo semestre, ma poi nessuno può fare il professore, lo dico anche a Maroni, che è stato ministro dell'interno, questi che oggi parlano hanno governato il paese e che cosa hanno fatto nei confronti delle politiche migratorie? Non hanno fatto nulla. Oggi cercano di andare a crearsi una breccia nelle difficoltà del paese, dividendo il paese, creando odio verso gli immigrati, una nuova divisione tra sud e nord. L'Italia è un paese unito nelle differenze, quindi la solidarietà deve appartenere a tutti, all'Europa, all'Italia, e c'è un imperativo categorico morale che è quello di accogliere chi sta morendo e affondando in una barca, bambini, donne incinte, anziani, persone, quindi al di là di tutto è un dovere morale del mondo, ecco perché insieme a De Blasio abbiamo deciso di provare a scrivere un qualcosa che abbia al centro la globalizzazione delle persone e dei diritti invece che la globalizzazione dei mercanti, delle merci, del denaro e dei capitali finanziari, perché l'immigrazione è anche questo, perché è un mondo ingiusto, questa gente non è che viene per turismo, è gente che scappa da guerre, spesso volute da governi occidentali, che non ha da mangiare e non ha da bere, quindi io trovo assolutamente inaccettabili e istituzionalmente irragionevoli le dichiarazioni che hanno fatto i presidenti delle regioni del nord, Liguria, Lombardia e Veneto. E qua è una questione di sensibilità umana, culturale, politica. Mentre a New York sono orgogliosi dell'immigrazione napoletana e meridionale, oggi New York è così, è un mondo nel mondo, soprattutto grazie all'immigrazione. Qua abbiamo atteggiamenti inaccettabili sul piano istituzionale e politico, tra l'altro da persone che hanno governato per anni il nostro paese e che nulla hanno fatto insieme all'Europa, che anche ha fallito molto, per cercare di mettere in campo politiche di cooperazione e di solidarietà nei paesi di origine, quindi è solo becera propaganda politica. Basti pensare che i napoletani, lei l'ha ricordato, erano chiamati negroidi, 1928, con editti del governo di Washington. La storia è importante, ricordare, memoria, conoscenza. La migrazione non è ordine pubblico, non è respingimento, non è sparare sui barconi, è solidarietà dell'Europa innanzitutto, che non può lasciare solo l'Italia, del governo italiano che non può lasciare solo l'Italia meridionale, e dell'umanità tutta. È una globalizzazione che si è fondata in 50 anni sui soldi, sulle merci, sui capitali economici, e ha lasciato in secondo piano l'umanità e le persone.